potevano cambiare completamente, onestamente, l'andamento della partita, perché su 2-0 la Sampdoria avrebbe stato molto più difficile rimontare. Il rammarico è grande che abbiamo fatto una grande partita, secondo me. Abbiamo giocato una partita straordinaria per intensità, per mentalità, uno contro uno in tutto campo, la metà campo avversaria. Siamo andati in vantaggio, abbiamo messo un palo, un gol annullato dal VAR. Poi quell'occasione occasionissima che poteva chiudere la partita e sarebbe sicuramente stato, non dico impossibile recuperare la Sampdoria, ma comunque molto molto difficile. E lì è cambiata la partita. Poi ci si è messo l'infortunio di Bellucci. Esatto. E, ma già prima, insomma, ecco, c'è stato questo, come posso dire, purtroppo un errore, mi spiace dirlo, ma è stato un errore abbastanza evidente e clamoroso. Poi l'infortunio di Bellucci ci ha compromesso un po' meno di finali. Ho messo Vaisani che tra l'altro non stava bene perché aveva accusato anche il problema ai aduttori. Ieri abbiamo accusato uno stato febbrile di strengue o della febbre. Abbiamo fatto arrivare oggi che però diciamo che aveva un virus e non stava bene nemmeno lui, quindi anche sui gambi siamo stati un po' in difficoltà, senza nulla togliere a chi è andato, ci mancherebbe però. L'impressione è stata proprio che la panchina abbia fatto la differenza dei cambi, senza nulla togliere ai Allora, giocatori, e tante volte la Sampdoria nei beh, cambi ci ha certo, rimesso Sampdoria, quando ha cambiato ha messo Borini, ha il messo Esposito, ha polso. messo giocatori De Paoli, giocatori che hanno fatto la Serie A, però adesso, a prescindere da questo, rimane il fatto che noi abbiamo giocato una grande partita. Questo non ce lo toglie nessuno. E rammarico il doppio, triplo, anzi, perché comunque giocare qui in questa maniera a Genova non raccoglie nemmeno un punto, è una beffa, secondo me, una beffa grossa. Poi andiamo ad analizzare quelle che sono state le problematiche durante questa settimana, l'infortunio di Botteghini l'altro giorno, la febbre di Strenghe, l'infortunio di Vaisanen, a partita in corso l'infortunio di Bellucci, abbiamo già di Ritacchio e parte Viviano squalificato che comunque è stato sostituito benissimo da Vasquez, Mancini infortunato, quindi tutta una serie di circostanze, Mendes. Mendes esatto, tutta una serie di circostanze che purtroppo hanno pesato poi sulla gestione della gara. Fermo restando che non si meritava di perdere, secondo me, perché appunto poi c'è una tempistica nella partita, no? E quindi ecco, giocare meglio di così è dura, soprattutto come abbiamo fatto oggi. Però dobbiamo insistere perché la squadra ha una grande condizione, la squadra mentalità è viva e niente, non sembra andrà così. Avversari, un pubblico come quello comunque che ha avuto oggi a favore la Samp anche nel momento difficile, anche l'altro in casa. Sì, vabbè, sono cose. Allora, io dico il calcio è per la gente, quindi il pubblico, secondo me, ha visto una bella partita, perché sia noi che la Sampdoria abbiamo fatto una bella gara. La partita, comunque, chi l'ha vista è stato comunque premiato dalla prestazione delle due squadre che si sono battute a viso aperto per tutti i 90 minuti. E niente, che devo dire, è un pubblico importante questo di Genova, questa è la Sampdoria, come era quello di Ascoli quando giocavamo in casa. Però il calcio appunto per la gente.